hanno detto che sto alzando la production value. Eccoci qua all'interno della Content House assieme a Luigi. Mi devo togliere il cappello, la regia mi obbliga. Vi subirete il mio taglio malfatto. Comunque, eccoci qua, tra l'altro, bellissima location. Grazie. Gigi, stretta di mano, perché questo è obbligatorio a ripetere all'infinito almeno due volte al minuto. Spiegaci un po', perché io qua già vedo che accadono cose. Non so se la mia ragazza normalità, questo normalità. Video... vabbè, dai, raccontaci un po'. Niente, vabbè, questa è una delle mie content house in Italia e sono le prime content house in Italia, ne arriveranno molte altre ed è il primo piano comunque che faremo vedere in questa puntata con Alessandro su YouTube. Ti garantisco che dove mi giro ci sono persone che fanno contenuti e la concentrazione stenta ad esserci. Sì, diciamo che ecco, ho condiviso quello che faccio a Miami in Italia e diciamo che di buon gradimento per le modelle. Luigi ha davvero un passato estremamente pieno di avventure, soprattutto su Miami, mi ha mostrato un sacco di roba. Lui stesso, possiamo dirlo, è fatto il modello. Sì, il creator, top 0%. Quindi sono sempre stato nella top 0%, nei rank abbastanza alti e con soprattutto creator di un certo livello, per questo che le conoscenze derivano dal lavoro stesso. Come in tutti i lavori, correggimi se sbaglio Ale, bisogna prima fare la gavetta e poi fare il passo di diventare un manager, quindi è aprire una società manageriale. Qui vedo tanti content creator che aprono società a caso. Io direi facciamo fare un salto alla videomaker a conoscere la star, in questo caso, che è. Certo, allora lei è Jasmine e sta probabilmente facendo una diretta su TikTok, non lo so. E come potete vedere, questa è un po' una zona chill, c'è la sauna, una doccia di fianco, zona chill, delle sdraio. Questo è un piccolo angolo per la mia palestra a casa, per quando non ho tempo di andare in palestra, quindi mi alleno velocemente qui. Lei invece è Megan, anche lei sta lavorando nell'idromassaggio. Io per la prossima durata del video resterò qui a stare tranquillo. Gigi, continua. No, non scherzo. Assolutamente no. Allora, qua vedo intanto che c'è corridoi, robe, stanze, non finiscono più. Mostraci... Ti piace la mia poltrona nuova? L'ho appena comprata. È chiaro che mi ci debba sedere con una certa classe, perché... Mi ci vedi? Se vuoi ti porto anche gli scacchi e potresti essere l'Andrew Tate italiano. Assolutamente, è il mio obiettivo. Infatti già qua a metà non ho più capelli grazie a un errore. Dai. Andiamo avanti. Ma intanto vedo un proiettore. Ok. Io sto introducendo, l'ho già vista perché Gigi mi ha già deliziato di questo appartamento. Ovviamente sì, però... c'è un proiettore, zona cinema, la chiamo così. Ovviamente c'è un collaboratore che sta lavorando, i miei collaboratori. E allora, quella stanza con la porta rossa ora è inutilizzabile perché stanno girando dei contenuti, non si può, ok. Vabbè, il colore della porta non è assolutamente messo a caso. Ok, cucina. Qua cosa avviene? Avvengono i meeting tra soci e quello che, cioè comunque per quanto riguarda le... Sta succedendo qualcosa in quella stanza? Sì, sì, sì. Allora, se volete provo a entrare, busso. Comunque, ci tengo a specificare che cercherò di intervistarvi le ragazze e anche Luigi in modo tale da capire più a fondo quello che veramente c'è dietro, perché non stiamo parlando soltanto immagini, foto. Come sempre detto, c'è un lavoro dietro davvero molto più profondo. Ok ragazzi, si può entrare, potete venire. Ok, questa è un'altra stanza. Ok, mi sposto, lascio. Lei è Melissa. Ciao. Stiamo un po' disturbando nel frattempo, però ecco. Qua è un'altra delle stanze su cui si producono i contenuti, cosa che tra l'altro non abbiamo detto, però mi sposto per la luce, il video mi piace molto. So benissimo, cambiamo stanza nel mentre. Chiudo la porta. Bene, qua è che in realtà questo, perché abbiamo rigirato una parte del video, è una loggia, più che alloggio, proprio una villa a tre piani, corretto? Quindi qua non cosa sulla sinistra. Corretto, corretto, corretto. Esatto, e quindi su ogni piano vengono fatte cose differenti, l'obiettivo è portare nuova qualità, nuove... Ecco, succedono cose. E portare nuovi contenuti, se volete, che riguardano. Sì, allora, sugli altri piani sono anche altre ragazze, non abbiamo il tempo di registrare tutto, sicuramente nella prossima puntata avremo il tempo, magari facciamo il primo e secondo piano. Sì. Abbiamo un mini attico, ecco. Che ne dici di adesso intervistare qualche modella e scoprire un pochino più quello che c'è dietro? Dai. E anche dal tuo lato a livello tecnico. Adesso abbiamo visto la parte più divertente del video, sicuramente apprezzerete in tanti, però c'è bisogno di parlare di numeri, di fatti, di cosa accade, cosa non accade nell'effettivo qua. Io direi di posizionarci comunque su questa bella tavolata, ok?
e parlare un po' di tutto, aspetti tecnici e come lavoro. Perfetto. Eccoci qua alla parte di intervista. Io adesso, Gigi, voglio sapere da te più che altro perché una persona dovrebbe affidarsi a un'agenzia di questo tipo, e poi le ragazze voglio più che altro chiedere nello specifico, perché sono sicuro che interesserà tantissime persone, quanto guadagnano, se si può dire, ma immagino di sì, siamo qua apposta, e soprattutto perché hanno deciso di farsi seguire. Una delle differenze, vabbè, la dico io, la noto, già vedere location di questo tipo penso semplifichi di tantissimo il lavoro. Comunque vai, Gigi, sono curioso di sapere. Ok, semplicemente, vabbè, come ho già detto prima, anche io ho iniziato a fare il creator 6 anni fa e dopo 3 anni ho iniziato a aprire la mia prima agenzia di soli maschi, dopo mi sono specializzato sulle ragazze, e la differenza di far parte di un'agenzia di OnlyFans è che non raggiungerai mai cifre di chi comunque ha sperimentato in passato un'esperienza di questo tipo. Io vedo un sacco di ragazze e ragazzi che dicono io faccio $20,000, $30,000, $40,000 settimanali, mensili, quello che è. Non è assolutamente vero, perché poi queste persone, chiedendomi una mano, io apro le dashboard, ci sono 100, 200, 1000 dollari mensili. Non è assolutamente vero. Io qui adesso, come Ale sa, ho 5 telefoni diversi con 20 modelle su ogni telefono. Posso anche farvi vedere su questo telefono. Poi metteremo gli screen magari. Il salto di qualità si vede. Se per esempio lei si chiama Jasmine, ok, non sono mirate, è iniziato un mese fa, come 3 settimane fa, e comunque i risultati sono notevoli. Da quanto sei passata più o meno? Da 2000 dollari? Da 2000 a 10.000. Da 10.000 comunque, sì. Dollari mensili. Cioè è tutto comunque tracciabile. Lei invece è Melissa, può fare, ciao, la stessa testimonianza. Ok, qual è stata la tua esperienza? Io avevo iniziato da sola, però poi ho deciso di affidarmi a Luigi, perché appunto penso che con un'agenzia sia meglio, perché quando ti seguono dei professionisti si vede la differenza. Tu, sì, il lavoro viene fatto meglio e quindi puoi raggiungere dei risultati che sono più sostanziosi nel breve tempo. Diciamo che ci sono strategie di marketing potentissime che vengono utilizzate su tutti i social. Noi facciamo andare virali tutte le nostre modelle, capitalizziamo il traffico, lo buttiamo sulla piattaforma di OnlyFans con il funnel più breve possibile, ok? E ottimizziamo i profitti sulla piattaforma. Lei invece è Megan. Aspetta. Ok, facciamo. Lei invece, ragazzi, è Megan e si è affidata a noi, adesso ve lo dice lei perché. Ciao ragazzi, sono Megan e mi sono affidata a questa agenzia perché diciamo che non ho molta voglia di stare dietro i messaggi e loro aiutano molto. Più che altro, ci tengo a fare una parentesi molto rapida, ci sono un casino di robe da gestire dietro, non sto scherzando, telefoni di un certo tipo, sim di un certo tipo, risposte di una certa tipologia, c'è un mondo enorme dietro che magari brevemente in superficie potremo trattare in un altro video, se vi può interessare. Spero di tornare la prossima volta con ancora più persone da intervistare, immagino 20, 30 modelle, 40 modelle, sarebbe interessante, anche perché voi vi state aspettando solo quello. E niente, noi siamo giunti alla fine di questo video, stretta di mano, la 20ª del video, alla prossima. E ci vediamo a un prossimo video.